Allora siamo qui al World Fest con un ristorante italiano. Come si chiama? Avanti, venite a questo ristorante perché si mangia veramente bene. Via. Dove si trova questo ristorante? Alla 28 la Thomas. Bene, facciamo un po' di pubblicità. Bravo, grazie. Ma tu come ti chiami? Mi chiamo Angelo. Angelo da dove viene? Firenze, fiorentino, toscano. Pensate un po' qui a Felix, un fiorentino, un toscano che fa della pasta, del mangiare stupendo, tutto fresco un po'. Bravo! Cantare. Eccoci qua, guarda, prendi uno di questi. Nero, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, bravo, ci vediamo. Sì, senz'altro. Ciao bella. Ciao, saluti a tutti. Bene, siamo qui insieme a un grande artista italiano che viene precisamente dalla Sardegna. Eccolo qua, Giorgio. Come stai? Bene. Tu, vediamo, tu vieni dalla Sardegna, da dove? Vicino Risano, un paesino di 2000 abitanti. Pensate un po', qui a Phoenix un artista che dipinge così bei quadri che viene dalla Sardegna, un italiano come noi. Ah, che bello. Guarda. Che sono blu come il cielo, tramonto di stelle. Vogliamo sapere tu da quanto tempo dipingi, quando hai iniziato questa tua passione, questa tua arte? Quando... Ma da ragazzino stavo sempre con il pennello in mano. No, il colore, con la penna, la matita. Ed ero molto bravo a fare l'autoritratto. Bene. A 13 anni. Poi ho smesso per un po' e poi ho ricominciato in Inghilterra all'incirca 25 anni fa. Benissimo. Quindi ragazzi, cominciate con la penna, cominciate con la matita e poi piano piano, vedete, diventate un artista come lui. Guarda che bei quadri. Scoprire le cose che ci abbiamo dentro. Certo, fare uscire tutto quello che abbiamo dentro. Dentro di noi, che è dentro ognuno di voi. E tanti non lo sanno. Ma io ho un artista, un amico che è un grandissimo artista. E chi è? Un cantante. Un guaglione. Eccolo qua. Napoletano. Guarda, che ha dei CD favolosi. Hai capito? Una musica originale e io provo a dargli una mano anche in questo. Tra artisti ci si aiuta sempre. Bravo!